Ecco, qua è la pappa per i nostri cagnolini. Ora la mamma comporà il piatto. La composizione del piatto è molto complicata. Perché abbiamo i cagnolini che sono in ansia di mangiare. E quindi, poi mia madre glielo fa tutto piccolino piccolino perché sennò si ingorfano. Come un motore ingorfato, quindi qua la situazione è drastica. Comunque, il menù di questa sera prevede patatine al forno, patatine di quelle biologiche, bio, che te bio. Poi carne di cinghiale, ma di quello anche lui biologico, di un bel trancio di arrosto. Era da fare una Ecco, rossa. era da fare un arrosto e se lo mangiano. In più una focaccina fatta con uovo e pan grattato, senza sale, tutta bella al forno in maniera proprio naturale, in maniera proprio ecco, in più si beccano anche l'aperitivo perché Buono, è sono andata a fare la buono, ma che cacca. cacca, ma è qui buono, cioè io non so, uno gli dà il salame, l'altra gli dà, mentre comunque mia madre compone il piatto, gli dà l'aperitivo con un po' d'assaggio, perché sennò disgustano troppo e allora nel frattempo che aspettano gli dà un po' di roba, così sanno già quello che gli aspetta. Ci Mi ci vuole il mio tempo, mi vuole il fa suo dire. tempo, noi non abbiamo fretta, signora Rita. Fuori Bruno è di qui. arrivato, se volevi dargli un aperitivo. Ditelo a Zadoberino. Ecco. Ecco, Rocco è quello più furbo per il mangiare. Che non ce la fa proprio ad aspettare. Bruno è più educato, più paziente. Comunque la storia ogni sera è così. E ora meno male che le giornate sono più lunghe. Comunque loro mangiano sempre, insomma, un po' prima delle 7, vedete? E ormai abbiamo dato sta regola così la situazione. Sono viziati, me ne rendo conto che sono viziati. Io non li vizio del resto, li vizia mia madre, ma. No, non sono No, viziati, non sono caro. viziati, signora Rita? No, Bene. per niente. Bene. E cosa sarebbero due cani viziati, secondo lei? Che non ti obbediscono, che Ah! invece sono bravi, non ti fanno fare nessuna brutta Brutta figura. figura, ma guarda un po' che cani, già Quando sono vai a mangiare tutte fuori, sono tutti bravi, belli sedute. Belli composti, anche composti. adesso sono composti. E chi è? Aspettate la pappa, Eh amori. sì, è la pappa! È la pappa! Ci vuole il tempo, Ci vuole il ragazze. tempo la signora Rita, vuole il tempo perché ormai nei suoi menù pensa cosa dà da mangiare ai cani e poi in base a quello che dà da mangiare ai cani mangiamo noi. Non è più il contrario, cosa mangiamo noi e poi semmai ne facciamo assaggiare anche un po' i cani, no? È il contrario. Quindi ha pensato che ai cani ci voleva un po' di cinghialotto. E poi ce l'ha data anche a noi a mangiare oggi, infatti. Tu Il era cosciotto, lui mio era era arrosto. cosciotto, il suo è un arrastotto, ma uguale. Il menù è lo stesso. Quasi quasi ne prendo un po' di colori che faccio prima. Non lo so, i cani sono belli seduti che aspettano. Vuoi anche la forbice? È bello che arriva mio padre e gli dà il pezzo intero, lei glielo sminuzza. Che poi io gli dico: ma perché non lo metti in un frullino? Gli dai due Viene gira troppo macinato. e divertiti a fare quel lavoro lì. Non ce n'ho voglia, ma. Vedete come sta a aspettare mia madre, tutte e due? Ah, non ha devozione per mia madre, tralallero, tralalà. Tralalalalà. Questa è la commedia. Un po' di panino. Anche un po' di panino, perché secondo mia madre, non so, poi fatemi sapere qui sotto nei commenti, secondo mia madre loro prediligono la pietanza un po' mista. Quindi non solo tipo arrosto di Oggi ti ho dato cinghiale. solo cinghiale, Ma hai detto che non gli piaceva tanto. bella. Sì, mi è Sì, ma secondo piaciuto, lei prediligono il misto. ma. E ci vorrebbe anche un po' di Pensavo due capellini della insalata. De De Cecco. Cecco.
Ecco, perché i miei cani vengono alimentati a nidi d'angelo de Cecco. Perché fanno presto a cuocere. Fanno presto a cuocere, si spezzano bene, sono digeribili, ad alta digeribilità. E guarda, in questa casa diamo di testa. Li mangio anch'io, Cioè, e te l'ho detto che prima mangiano loro e poi quello che avanza mangiamo noi. È sera, vorrei che non ci dassi così abbondantemente. E poi quella tortina lì fatta di uovo biologico delle galline nostrane con un po' di pan grattato. Perché mentre ho panato la carne ce n'è rimasto un po'. Allora non si butta via niente. Ho fatto una tortina per i miei cani al forno giustamente, perché devono avere una cottura adeguata. Le medicine le lascio qui, poi ci daremo qualcosa adesso con calma, perché con calma dare l'acqua tiepida. Ah, perché sì, noi glielo facciamo anche tiepido e la forbice non ce l'ho spriccio. Ah, dammi il tempo. Ci mettiamo anche un po' d'acqua così che non si ingorfano totalmente. Si poteva fare al forno, cioè, non sempre più quello bollito. Tararara. Ecco, poi quando inizia a far così i miei cani impazziscono, perché sanno che lui dove va. Rocco, di qua muore la mamma. Ecco, adesso iniziano a saltellare. Solitamente Bruno piange anche. È pronta la pappa? È pronta? Controllatela bene cosa fa la mamma, perché secondo me se ne mangia un po', In genere sì, E lei con la forbice spezzetta tutto. È pronta la pappa? Bru, è pronta? In genere piange, questa sera non piange, si vede che non vuole fare brutta figura, non vuole fare vedere che è piagnone. Piangi? Rocco, ti osservo. Rocco no, quelle lì la mamma ha detto che sono delle pedicine un po' più dure, le dai ai cani del papà. Te sei troppo delicato. Fregagnolo, ladro, Lupin. Solitamente ci aggiunge anche un po' di parmigiano bello fresco, ma io penso che questa sera vada bene così. Possiamo andare? Andiamo di là a mangiare? Ma fammi mandare a mangiare lì dalla cucina, dalla porta, bello che c'è ancora bello chiaro. Buon appetito! Buon appetito, bimbi! Piano! Dire piana questi due! Ma come ci danno? Bello che fanno tre pasti al giorno, cioè... Poco, io non lo so, poco. Guardate che bella giornata, che bel cielo ancora celeste. Non sarà stato però che colino. Piano pulci? Pulcette, piano? Pulce pelose? Pulci pelose? Da come ci danno? Come ci danno, ragazzi? Come ci danno? Come ci danno? No, nel tuo mangia! Fregagnolo!
adesso va a controllare quello di Rocco. Sei sicuro che non ci ha lasciato niente? È finito tutto? Hai controllato bene? Rocco, controlla un po' il suo, bravo. Scambiatevi un po' il piatto. Ora solitamente Bruno mola un rutto. Chi te le faccio? Tu mangi tutto quella roba lì che mica lo fa piccino. Che ladro! Ladro! Ha mangiato la roba grossa, io ce l'ho fatta bella piccola. Ma chi l'ha lasciata lì sul tavolo? Guarda, pensi così. Rocky? Che canazio, quello cane ladrone. So te fatto. Era assoluta perché cercava queste pelli qua e te le hai lasciato lì. No, la devi non far vedere. Vieni, vieni. Che c'è? Piano, no? Sul tappeto lì a mangiare. Ma perché aveva ancora roba? C'è. Ma c'erano mica, no, delle ossa, no? No, c'era la tortina. Ma quanta ne avrà mangiato? No. Ma guarda te, ma più li trattiamo. Meno male che non erano viziati, signora Rita. No, non lo sono viziati. Il tuo cane va sempre sul tavolo. Eccolo di nuovo! Ah! Gliel'hai tolto? Sì, piano, lascialo mangiare piano. Io non gli sto facendo niente. Ma è un po' giù a questa china lì. Quell'altro ne ha copiato. Mia cugina ha fatto. I miei video non sono per niente, io non lo so, i miei video. E cosa ti mangia anche queste pelle? Chi io? Meno male che ha appena detto mia madre che non sono viziati. Perché ti arrobi, Nani? Ti amo, poi tenevo quella roba lì, mi sta a fare la piccina. Il nano non ce la fa a salire su, perché sennò... Ma invece Rocco cammina sui tavoli in questa casa. Ti è finito di pulire, ma lì che devo lavorare bene a torto. Mia, ti vuoi cicchinosi da lì? Rocco, perché ti fai a cuscino? E a quell'altro comunque, dai. Amore, ti è piaciuta? Era buona quella pappa? Però non si fa, perché ci può essere qualcosa di pericoloso, tipo un ossicino, qualcosa. Bacina Rita, amore. Rocky, bacina Rita. Dai, Rocky. Bacina la mamma. Rocky, bacino. Si deve leccare. Si deve leccare. Guarda quell'altro come ci dà coi piatti. Rocky, bacina Rita. Dai, bacina la mamma. Ma come si lecca. Ti è andata bene stasera, Rocco, eh? E guarda quell'altro lì, cosa farà? Ma amore, non ce n'è più dentro! Brubri? Brubri, basta! Non ce n'è più, è diventato pulito! Va bene. Quello lì dal tavolo non si alza più. Bacino. Manco bacino ti dà Rita? Lui il tuo cagnaccio. Ce l'hai che basta. Io non lo so. Aranci no, Sei a posto, Rocco? Vogliamo? 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 Il nanetto non ce la fa salire. Bruno, vuoi andare anche te sul tavolo? Poverino, sembra che non ce lo facciamo andare. Ma perché lui non ce la fa salire. Ecco qui. Nanerottolo. Sa se tolle. E lui si siede. No, 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 no. La frutta no, Ma mi dai anche la schiena, Bruno. Non sono viziati per niente. Danno tanto amore, tanta gioia, tanti bacini alla Rita, è vero? E lui si siede. Ciao! Ecco, belli sazi, ora si faranno una dormita. Quindi niente, che cosa mangiano i miei cani per cena? Questo variamo, sì, però cosa hanno mangiato stasera? Cosa hanno mangiato stasera? Ve l'abbiamo fatto vedere.
Quindi se vi piacciono questi video fatecelo sapere e noi vi renderemo partecipi con altri spuntini, con altri menù, è vero? Sì, sì. Ciao, al prossimo ciao, video, sempre ciao. Sul canale. Ciao, Colorful Family.